Sono dunque approdata al balzo, dove ho imparato che le gesta eroiche che sognavo sono in realtà quelle che compiono ogni giorno le ragazze e i ragazzi di questa associazione, mettendosi in gioco, sfidando il pregiudizio e rendendosi sempre più autonomi e indipendenti. L'affissione di questa targa è per me un motivo di grande orgoglio e segna un punto di arrivo, ma anche di nuova partenza per il futuro di questa associazione. Rappresenta probabilmente il volto migliore di Baggio, quello di un quartiere che è animato da una comunità viva, attiva e attenta verso il suo territorio. Municipio 7, non c'è solo questo bene confiscato, ce ne sono tanti. Non so se è una nota positiva o negativa questa. E dietro c'è un impegno sicuramente che viene dalla giustizia, dalle forze dell'ordine, dai tribunali, ma anche l'impegno poi delle associazioni che ci mettono per riempire questi spazi. E devo dire che è un doppio schiaffo che diamo poi alla criminalità organizzata, sia perché arrechiamo un danno direttamente al patrimonio, ma anche perché poi restituiamo questi beni alla cittadinanza, quindi c'è un valore immenso e su questo direi che dobbiamo anche ringraziare la stessa Associazione Libera contro le mafie, sicuramente che ci ha messo un grandissimo contributo per sostenere questa legge fin dall'inizio. Immaginate che questa parete sia trasparente. A quel punto voi vedrete la targa, che fra poco scopriremo, incastonata tra le fotografie che riprendono le ragazze e i ragazzi del balzo, sorridenti, felici, orgogliosi nella loro divisa da ristorante, come diciamo noi. Ecco, questa felicità, questo sorriso, questo impegno credo che siano anche la risposta migliore che può tranquillizzare il comune che si è preso questa responsabilità di affidare a noi dei beni importanti come quelli che abbiamo qui.